Prima di diventare un VIP del game design era uno studente di economia. Durante i suoi studi al college scoprì il Famicom ed è stato amore a prima vista. Così annunciò a professori e colleghi che intendeva perseguire una carriera nel mondo dei videogames. Sebbene lo pregarono di riconsiderare, lui aveva già deciso. Kojima si unì a Konami nell'86. Kojima entrò nel team come designer, ma la sua inesperienza decretò la cancellazione del gioco. È stato tormentato dai colleghi per i suoi fallimenti. Gli fu data un'ultima possibilità, le redini del progetto Metal Gear. Konami gli chiese un gioco di guerra, ma Kojima voleva progettare un gioco basato sulla furtività piuttosto che sull'azione. È stata dura, ma dopo 3 mesi di sviluppo il geniale videogioco venne testato e approvato, e Konami capì il potenziale di Metal Gear. Metal Gear fu rilasciato nell'87 per l'home computer MSX, fu un successo della critica. L'anno dopo arrivò in Nord America e vendette più di 1 milione di copie. Konami ordinò rapidamente un sequel, Snake's Revenge. Ma Kojima non ha mai lavorato a quel titolo, lo considero un bidone. Metal Gear alla fine ha ricevuto un sequel adeguato nell'era PlayStation, grazie ad artisti come Yoji Shinkawa che hanno catapultato il brand alle stelle con quel capolavoro di Metal Gear Solid. Catch a wedding, eh? Divertiti! Se il video ti è piaciuto, iscriviti, lascia like e seguimi su Instagram.